canzoni popolari, forse non avrei sentito la forza del dialetto e la nobiltà delle sue forme. Cosimo Silvaroli. Nella inarrestabile corsa verso il nuovo, lo spazio che riusciamo a dedicare alle nostre radici è sempre più esiguo. Forse per alcuni il folklore è un linguaggio non più di moda, sorpassato dall'evoluzione della società moderna. Esso in realtà acquista nuova importanza proprio in un verticoso contesto evolutivo, un contesto in cui si rischia di perdere un patrimonio di usi e costumi di valore immenso. Il folklore è lo scrigno dei valori e della cultura di intere generazioni. Le nostre origini, la nostra cultura popolare, rivivono in tutta la loro bellezza grazie al folklore e a persone che tutto ciò hanno amato, divulgato e valorizzato. Tra queste ricordiamo il professore Cosimo Silvaroli, che ha vissuto in sintonia con i valori e gli insegnamenti delle tradizioni, riproponendo con entusiasmo canti, danze, poesie della tradizione boianese, diffondendo un messaggio antico, pieno di sapori e profumi. Torna l'appuntamento con Viaggio in Molise, siamo ancora una volta al Teatro Savoia per la seconda serata del Festival del Folklore organizzato dalla Polifonica Monforte. Alle mie spalle infatti ultimi preparativi prima di andare in scena questa sera sul palcoscenico del Teatro Savoia, non solo il folklore molisano, perché è questo il leitmotiv di questo festival, non solo spazio al Molise ma spazio anche alle tradizioni delle regioni limitrofe, e questa sera andremo a conoscere anche il folklore della Campania. Vi auguro un buon viaggio in Molise con il Festival del Folklore qui al Teatro Savoia. Siamo con Antonio Di Lauro, direttore artistico del Circolo Mascagni di Ripalimosani, una serata dedicata al folklore qui al Teatro Savoia, e naturalmente non poteva mancare lei insieme a tutti i suoi ragazzi. Com'è stata? È stata bellissima, complimenti a chi ha avuto questa bellissima idea. Poi un'idea, quando è vincente, è vincente. Ringraziamo la professoressa Socci per quello che sta facendo e come lo sta facendo. Nella tradizione che lei ha vissuto da piccola, poi, perché diciamo è quasi figlia d'arte, e quindi questo è bello tramandare ai posteri. Noi siamo specialisti in questo, perché nella scuola Mascagni noi tramandiamo oramai da 2 secoli lo studio del mandolino, quindi calziamo bene qui. Il nostro motto è: senza memoria non c'è futuro. La memoria ci è data dagli anziani, il futuro dai giovani. Anche per questo, su invito della Mantigliana di Campobasso, noi abbiamo accettato di essere qui questa sera, e per come è andata non potevamo mancare. È anche una serata di confronto con diverse realtà regionali ed anche di fuori regione, un momento sicuramente anche di crescita. Sicuramente, e grazie anche a questa esperienza, per così dire, popolare, il Molise si deve e si può allargare, perché tutto passa per la cultura, cultura e tradizioni. Amore.
In questa serata del folklore qui al Teatro Savoia non poteva assolutamente mancare la Mantigliana. Siamo con Chiara Di Rito. Cosa avete portato in scena questa sera sul palco del Savoia? Abbiamo portato in scena una storia appunto mimata e narrata, ambientata nella Campobasso di fine 800, inizi 900, appunto dove c'erano stenti e povertà. Abbiamo narrato la storia di Rosetta e Franceschiello, che erano due giovani campobassani, e nei vari secoli abbiamo fatto vedere appunto l'evoluzione della moda, quella che era la moda campobassana. La Mantigliana ha come obiettivo quello di trasmettere alle nuove generazioni il modo di vestire campobassano nei secoli, quindi questo è il nostro progetto che ci predisponiamo. Abiti ma anche gioielli, se non sbaglio siamo con Anna Maria Mastropietro, sì. Questa sera per l'appunto avete portato in scena questi abiti, queste tradizioni, che però viene anche da un grande lavoro che c'è alle spalle da parte vostra. Sì, certamente, sono circa 3 anni che si studia su vecchi documenti dell'archivio, all'archivio di Stato, quindi c'è l'elenco delle doti che le spose portavano, e fra queste ci sono menzionate anche i tipi di gonna, di vestiti, cioè così come vestivano le donne a Campobasso. Ovviamente con gusto retrospettivo e un suo lavoro chiaramente da sarta, da figurinista e costumista, si è riusciti a ricostruire questi abiti verosimilmente a quelli che erano nei secoli passati dell'Ottocento, 700 e anche del 600. Quindi il Molise ha una lunga tradizione, la moda è cambiata naturalmente, però è sempre bello ricordare assolutamente il passato, le tradizioni, per costruire alla fine anche il futuro di Campobasso, del Molise in questo caso. Sì, certamente, ripeto, è stato uno studio diciamo iniziato per gioco, e poi veramente ci si appassiona, perché poi più si leggono i vecchi documenti, chiaramente li abbiamo letti molte molte volte, ancora dobbiamo leggerli perché ci sono dei termini ancora un po' sconosciuti, però è interessante studiare cose che non sapevamo. Un'ultima domanda, Chiara, questa serata qui al Savoia per confrontarsi, anche per far conoscere per l'appunto le proprie tradizioni, tutto nasce anche, dobbiamo anche ricordarlo, dall'idea di Rosa Soccila, questa dalla Polifonica Monforte. Sì, infatti ringraziamo la Polifonica nella persona di Rosa Socci che ci ha voluto qui e ci ha ospitato, ma il lavoro che abbiamo fatto questa sera lo abbiamo fatto per la nostra città, perché crediamo nelle nostre origini. Soci, cuore, anima, determinazione, avrei tantissimi termini per poterti descrivere e per associarti alla Polifonica Monforte. Seconda serata qui al Teatro Savoia, non in scena con il tuo gruppo, ma questa sera come presentatrice anche della serata, un'emozione portare sul palcoscenico il folklore molisano e non solo però. Sì, stasera la Polifonica Monforte è impegnata a Mirabello San Mitico, perché anche lì festeggiano il San Giorgio, e poi Mirabello ci ricambierà la vista domani sera qui al teatro. Sì, presentare per me, insomma, non è che poi sono avvezza a presentare, perché a me piace cantare, mi piace il costume, mi piace, con quello sto diciamo a mio agio. Però sì, chiaramente stasera porteremo il folklore bellissimo e non solo, la storia con i canterini del Matese, con il ricordo a Cosmo Silvaroli di Boiano, e poi sarà Gianni Spallone che aprirà uno spaccato storico sulla Campobasso antica e anche sul Molise. Poi ci saranno Adriano Parente e Francesco Cerone con le loro bellissime ballate e le nostre ballate campobassane, e poi ci sarà il gruppo folk Fontana Vecchia di Casalduni, provincia di Benevento, che è per questa sera la rappresentativa di fuori regione.
termina qui questa prima parte dedicata alla seconda giornata del Festival del Folklore qui al Teatro Savoia. Come sempre vi ricordo dove potete seguire Viaggio in Molise, naturalmente in Molise sul canale 11 e 12, nel Lazio canale 880, in Abruzzo sul canale 96, senza dimenticare la nostra pagina www.telemolise.com, dove potrete ritrovare tutte le puntate di Viaggio in Molise.